Iniziamo con l'incastonatura Knetted, come l'ho già fatta io in passato. Ci sono veramente diversi tutorial miei, anche di 5-6 anni fa. Allora, 24 rocaille sul filo, inseriamo 5 undici, prendiamo due di queste, vedete? Due. Però io devo passare anche attraverso, facciamo così, la prima vi faccio vedere meglio. Quindi io sono in questa posizione e ripasso. Ok. Ora io devo passare attraverso queste due. Ok? Cioè quelle da cui sono uscita prima. Poi cosa devo fare? Devo prendere altre due e altre due per un totale di 4 ed esco. Qua andrò a inserire sempre 5 undici. Quindi cosa faccio? Esco da qui e devo entrare nel foro opposto di 2. Poi io naturalmente devo passare attraverso le 2 e poi le altre 2. Ci siamo? 2, 4, 6. Dobbiamo proseguire così per tutto il giro. Sto inserendo quindi l'ultimo picot e a questo punto devo passare attraverso le prime 3 rocaille, ok? Ed esco. Prendo 5 rocaille e mi inserisco nella rocaille centrale del picot. Nuovamente. E andremo a fare questo per tutto il giro. Ok, quindi continuate. Ecco che sto uscendo naturalmente dalla terza rocaille delle prime 5 che avevamo inserito in questo giro. Prendiamo una 11. Anzi, sì, io sto usando questo colore, quindi totale 3 undici. Allora, vedete che qua ce ne sono 5, 1, 2, 3, 4, 5. Andiamo nella terza. Ok. Proseguite così per tutto il giro, quindi nuovamente la stessa sequenza. Io guardo qui, 1, 2, 3 e dentro. Proseguite. Eccola qua. Ecco qua. Cioè devo inserire le ultime 3 undici. Bene, non vi preoccupate, prima di chiudere dobbiamo inserire il nostro rivoli. Quindi lo inseriamo così, ok? E poi dobbiamo chiudere, per cui passiamo un paio di volte all'interno della lavorazione per incastonare bene. Incastonato il rivoli, dobbiamo uscire, vedete che c'è la rocaille congiunzione nella seconda. Prendiamo 3 quindici e andiamo sempre dentro questa che è prima della rocaille centrale. Si crea questo. Nuovamente io esco dalla prima e andrò a inserire 3 quindici. Quindi entro nella 11, nell'altra 11 ed esco già posizionata per inserire le altre 3 quindici.
Ok, proseguite in questo modo. Ecco che sto inserendo le ultime 3, 15. Aspettate che devo però passare attraverso la prima rocaille, ok? Quindi 3, 15 e poi dentro. Ciao, Lura. Perfetto. E adesso andiamo a ripassare per sicurezza tutti i picot che abbiamo creato. Questi ci serviranno dopo. Passiamo. Questo è un passaggio che potete fare anche da soli. Ci vediamo dopo. Ok. Ripassati i picot, passiamo attraverso la lavorazione e ci troviamo nella rocaille centrale. Prendiamo ora 7, 11 e andiamo all'interno della rocaille centrale. 7, sempre all'interno. Proseguiamo così per tutto il giro. Quindi vedete inserendo l'ultima sequenza, cioè le ultime rocaille. Ora devo passare attraverso la lavorazione e mettere in evidenza la centrale, la rocaille centrale. Quindi, come vedete, cercate di tirare bene la lavorazione. Quindi saltiamo con la centrale. E passiamo. E si crea questo. Vedete? Poi ancora. Ecco, qui. Quindi proseguiamo. Sto mettendo in risalto l'ultimo picco. Ok, bene. Ora è necessario uscire dal rocaille che abbiamo messo in evidenza e andiamo a inserire questa sequenza, cioè 11 una gem duo o diamond. Poi una obid, un bicono da 4 mm o un cristallo da 4 mm, un obid, una gem duo o diamond e una rocaille. Entrando vedete dentro la rocaille centrale. Adesso dovremo reiterare questa sequenza, quindi andiamo a inserire la stessa sequenza sempre nella rocaille centrale. Ok, bene. Questo naturalmente lo andremo a fare per tutto il giro. Sono alla fine del giro e sto inserendo l'ultima sequenza entrando dentro la rocaille centrale. Ok. Ora ripassiamo attraverso la lavorazione. Sono passata diverse volte all'interno della lavorazione. Adesso esco dalla Gen 2 e mi porto nel foro superiore. Andrò a prendere una 11 ed entrerò all'interno della Gen 2. Ok, e si creerà questo. Fuori dalla Gen 2 dobbiamo inserire 11 cristallo 3x4, bid 80 o bid cristallo 3x4. 11. Poi qui tra le gen 2 dobbiamo mettere la 11 e si prosegue.
Sto inserendo l'ultima sequenza. Vi consiglio le 8-0 della Miyuki, ok? Non to. Allora, in questo giro dobbiamo andare a rafforzare, quindi rafforzate tutta la lavorazione. Allora, ora dobbiamo uscire dal cristallo questo qui, 3x4, dove qui abbiamo la 8. Cosa dobbiamo fare? Inserire 7, 15, 0. E andare dentro questa rocaille, questa qui, ok? E si crea questo. Ah, ok, non capivo cosa era successo perché io mi sono messa al contrario, giustamente. Ok, bene. Andremo a fare questo per tutto il giro. Quindi dobbiamo prendere altre 7 rocaille, quindi 7, continuate per tutto il giro. Sto inserendo, vedete, le ultime 7 rocaille di questo giro, sono sempre 15-0, e a questo punto non facciamo altro che ripassare attraverso queste 15 per rafforzarle, ok? Allora, una volta che abbiamo rafforzato le 15-0, usciamo da una qualsiasi delle 8-0. Voi potete mettere dentro qui l'anellino, ma io per sicurezza preferisco fare in questo modo 6, 11 e passo dal foro opposto. Almeno così posso anche eventualmente usare un altro tipo di monachella oltre alle solite. Quindi si passa più volte, dopodiché facciamo il nodino e a questo punto il modulo è finito. Io ne sto mettendo 6 di rocaille, nulla vi vieta di metterne 4.